Ha preso il via a Firenze l'edizione 2019 del torneo regionale NEPI. Sul ring della palestra montagnola all'Isolotto, Lorenzo Garofano ha dato il via ufficiale alla nuova stagione agonistica della pugilistica lucchese. Inutile ricordare che il 2018 è stato un anno da incorniciare, sia per i risultati individuali, sia per il collettivo della società, ormai una solida realtà a livello nazionale. La pugilistica lucchese è prima in Toscana. Al peso di poco più di 60 kg, Lorenzo Garofano ha disputato la semifinale della categoria junior, affrontando il quotato Samuele La Rosa della pugilistica piombinese. Garofano è parso subito determinato e tonico. La Rosa, più alto, ha cercato la battaglia, ma il pugile lucchese, ben guidato all'angolo da Giulio Monselesan, ha saputo contenerlo per poi subito ripartire e portarlo alle corde, dove è riuscito a farsi valere per tutte e tre le riprese grazie ad un ritmo alto e incalzante. Solo nel terzo round il match è un po' calato di intensità, ma Garofano non ha mai commesso l'errore di rimanere sulle traiettorie dei colpi di La Rosa. Giusto, pertanto, il verdetto a favore del pugile lucchese, che aggiorna così il suo record a 13 vittorie, 12 sconfitte e 2 pari. La finale del NEPI lo vedrà affrontare sabato 2 marzo a Falaschi della Box Mugello, avversario molto ostico, grande lottatore, capace di tenere per 3 riprese un ritmo altissimo. Garofano lo ha già affrontato ed è ben conscio delle difficoltà che dovrà superare, ma il match è aperto senza che uno dei due ragazzi possa considerarsi favorito. Al ring, l'ardua sentenza.